Mercoledì 5 dicembre 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 11.30 in questo momento. Buona mattinata a tutti voi milanesi che ci state ascoltando. Settimana finale, lo sapete, della nostra trasmissione, quindi facciamo anche dei volte speciali come quella che stiamo facendo in questo momento, perché oggi è una giornata importante. Una giornata importante non solo per Milano, ma perché è una giornata internazionale, la giornata internazionale del volontariato. Però a Milano c'è una presenza, possiamo dire un personaggio, potremmo quasi definirlo. Sapete, noi ci piace dire che Milano viene raccontata da queste persone. Una persona che in realtà è composta da tante persone è il CSV di Milano, il Centro Servizi per il Volontariato, e quindi oggi vogliamo proprio parlare con loro. Li avete già conosciuti, li abbiamo avuti ospiti anche ai Milano Storytelling Awards, sono il nostro milanese dell'anno per questo 2018, anche perché questo è un anno importante, oggi è una giornata importante ed è una settimana importante per il CSV. Ma lo facciamo con i nostri ospiti, a cui do il benvenuto. Diamo il benvuto quindi a Giuseppe Failla, consigliere di CSV Milano. Buongiorno, benvenuto, grazie mille di essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ma grazie a voi per esserci, e grazie a Silvia Cannonieri dell'area cultura di CSV Milano. Silvia la conoscete, ormai è un'abitué di Milano News. In realtà, pensa Silvia, siamo all'ultima settimana di programmazione questa. Finiamo pochi giorni, chiudiamo. Tu sei stata la prima ospite della prima puntata di quest'anno. Invece. Quindi eri proprio. Quindi apriamo e chiudiamo con te. Quest'anno potevamo chiamarla The Silvia's Creek, potevamo chiamarla questa stagione, era tutta tua. Però siamo ben contenti appunto di aprire e chiudere con voi, perché è appunto anno importante per CSV. Ricordiamo però prima di tutto, Giuseppe, cos'è CSV? Sì, allora CSV è un'associazione di associazioni, quindi un'associazione di secondo livello, e nasce da un'idea, se vuoi semplice ma allo stesso tempo innovativa, cioè quella che il volontariato si organizza, sta insieme per offrire servizi al volontariato. Chi meglio di chi è volontario, chi meglio di chi tutti i giorni in qualche modo ha a che fare appunto con questo mondo prismatico, può offrire dei servizi, pensare a se stessa, alle proprie necessità, e quindi in qualche modo organizzarsi per offrire questi servizi. Ecco, CSV nasce 20 anni fa, CSV di Milano 20 anni fa, e per questo siamo in un anno particolare, perché appunto festeggiamo i nostri primi 20 anni. Nasce 20 anni fa con questa idea e con questa mission, e dopo 20 anni si ritrova a fare bene il proprio lavoro al servizio delle organizzazioni che lo compongono, e non solo, ma in generale al volontariato, quindi a tutte le organizzazioni di volontariato che si rivolgono a noi, così come alle organizzazioni che devono nascere, quindi offrire servizi anche e accompagnamento alle nuove organizzazioni, e fare orientamento e accompagnamento da questo punto di vista. E oggi si trova anche a 20 anni a raccogliere una nuova sfida, che è quella che in qualche modo ci ha lanciato la riforma del terzo settore, in cui il CSV torna ad essere e continua ad essere assolutamente protagonista, perché si aprono spazi nuovi in cui il volontariato e in generale direi il mondo del terzo settore deve ripensarsi, e quindi bisogna anche ripensare ai servizi da offrire, a come alla propria identità e all'identità del terzo settore. In questo il CSV ancora una volta è lì ad offrire i propri servizi, il proprio lavoro. Perché appunto fondamentale è questo servizio, proprio appunto del CSV, la S è fondamentale oltre alla V di volontariato, perché voi in un società proprio come Milano, insomma, dove di volontariato ce n'è tanto, anzi poi ti chiederò di darci una fotografia, insomma, saper poi fare volontariato bene non è neanche facile, quindi ben venga delle guide, anche verrebbe da dire, voi siete spesso venuti anche delle guide per molte associazioni, no? Sì, diciamo così, allora la figura del volontario e del volontariato in generale, no, sembra un po' il mondo, possiamo dirlo, degli sfigati, no? Di chi insomma ha tempo, lo mette a disposizione per. Invece non è così, nel senso che il volontariato deve essere fatto anche bene, perché come dire, la qualità del servizio che si offre, parlo sia come realtà appunto al servizio del volontariato, ma come azione del singolo volontario, deve essere di qualità, perché i volontari, il volontariato sta un po' in frontiera, e quindi spesso e volentieri si occupa di questioni molto difficili e dà risposte a domande molto difficili, e di conseguenza insomma deve farlo anche con serietà, qualità, oltre che con passione,
che è, diciamo, il motore di tutto. Dico spesso che non è una professione, ma serve una gran professionalità per fare sì. i volontari, soprattutto quando in una città come Milano si vanno a toccare tematiche come magari l'assistenza ai disabili, oppure si va in corsia, insomma sono tante associazioni che lavorano in corsia con i bambini o con i meno giovani, insomma. Diciamo, 20 anni di CSV, beh, un compleanno importante, no? E so che insomma tante cose avete messo sul piatto quest'anno. Non so, magari Silvia, tu puoi raccontarci un po' meglio che cosa ti ho messo sul piatto, cioè com'è questa festa di compleanno, che poi in realtà festeggia non tanto voi quanto tutti quelli che fanno parte di CSV, no? Esattamente, ed è proprio questo lo spirito che ci ha mosso in questi 2 mesi di festeggiamenti dei 20 anni di CSV. Abbiamo cominciato il 5 ottobre con un convegno istituzionale e in questi 2 mesi abbiamo creato un calendario sotto lo slogan Volontariato Tempo per la Città, per giocare proprio sul tema del tempo, che è quello che manca in una città come Milano, ma poi è un elemento fondamentale per dedicarsi agli altri, alla città e al bene comune. E abbiamo chiesto alle associazioni di mandarci le loro iniziative, i loro eventi di vario tipo, che ovviamente avessero al centro il volontariato e i volontari, che hanno realizzato in questi 2 mesi. Abbiamo raccolto 156 eventi. Questo significa che in 2 mesi le associazioni, le organizzazioni di volontariato nel territorio della città metropolitana di Milano hanno animato il territorio con 156 eventi, che se insomma non sono sicuramente pochi, e a questi poi ovviamente si aggiungono tutti quelli che poi non sono entrati nel calendario, che non abbiamo raggiunto, però insomma ci sembra un segnale molto importante di presenza delle associazioni e del volontariato come motori di energia, di aggregazione, di informazione, di riflessione, di dibattito su temi sociali nel nostro territorio. Giuseppe, ti chiedo prima appunto una fotografia, un disegno di com'è il volontariato a Milano. Di cosa stiamo parlando? In fondo parliamo di volontariato, ma di che entità stiamo parlando? Cioè quante persone, che tipo di volontariato? No, parliamo di numeri importanti. In Lombardia abbiamo più di 1 milione di volontari, parliamo di volontari censiti, nell'area metropolitana di Milano sono più o meno 250.000. Volontari censiti, perché poi in realtà quando parliamo di volontariato, soprattutto oggi, parliamo anche di tanti volontari che lo fanno attraverso in forme assolutamente nuove, anche inedite. Pensiamo a tutti i volontari che operano nelle social street, in queste nuove forme di volontariato di prossimità, no? Che si occupano di chi si occupa del proprio quartiere, di chi si occupa della propria via, e lo fa attraverso i nuovi social media. Si creano queste comunità virtuali che sono fatte dai volontari. Stavi sbirciando quello che stavo facendo allora. Io ho appena mandato la nostra puntata alla social street di via Padova, ad esempio. Ah, bene, allora li salutiamo. In questo istante mi ho avvisato i ragazzi di via Padova che siamo in diretta e far vedere la nostra puntata. Vedi, ecco, sembra telepatia, infatti. Scusa, ti ho interrotto. No, appunto, dicevo, quindi parliamo di volontari censiti, ma ce ne sono tanti altri che non emergono, sono più silenziosi, ma che comunque lavorano tutti i giorni. In quali campi? In tutti, perché appunto, come dicevamo prima, un campo prevalente. Non è facile, immagino, dire un campo prevalente, non esiste forse. No, non esiste. Direi che non c'è un campo prevalente, anche perché i volontari sono molto fantasiosi, o meglio, sono dei buoni osservatori, perché poi come dire, l'obiettivo è quello di dare risposte ai problemi concreti. I volontari sono dei buoni osservatori perché sanno leggere il territorio, perché vivono il territorio, e in qualche modo la passione del volontariato nasce come passione per dare una risposta a un problema che in qualche modo si sente, lo si sente in maniera particolare sulla propria pelle, va a toccare alcune corde, quindi della propria vita, della propria esistenza, ecco che scatta lì la scintilla per fare il volontariato, e quindi si opera un po' a 360 gradi, davvero i volontari sono presenti un po' in tutto. Noi nelle riflessioni che ci hanno accompagnato in questi 20 anni, in questo festeggiamento dei 20 anni, in questi 2 mesi, come raccontava prima Silvia, ci siamo posti una domanda, che ma se domani i volontari dovessero scioperare, cosa ne sarebbe
diciamo di questa città. Spesso ce lo chiediamo, effettivamente. Ecco, esatto, questa è una domanda molto interessante, provocatoria, ma magari qualche volta va pure sperimentato, perché il volontariato, come dire, rimane spesso invisibile, ma è assolutamente concreto, è un motore di questa città, delle nostre realtà, per cui insomma, poi in realtà non siamo capaci di scioperare e di non parlavi rispondere. Di passione prima, diciamo che esatto, quella parte lì è un po' quella che mi frega forse sulla, esatto, al tavolo delle trattative. È solo una provocazione, però davvero molto interessante, infatti, molto interessante. Perché andiamo a parlare spesso e volentieri, a volte si confonde anche, no? Si dice magari il volontariato va a sopperire delle mancanze che ci sono, a volte è vero, a volte in realtà nasce spontaneamente a prescindere che ci sia o no la mancanza, cioè c'è una volontà comunque di aiutare a prescindere se poi magari appunto comune o chi per esso ha comunque strutture che fanno determinate situazioni o aiutano comunque, cioè c'è comunque una spinta dal basso che c'è a prescindere da quello che si viene fatto dai piani alti, spesso e volentieri mi sembra, giusto? Sì, sì, è esattamente così, appunto si diceva prima, un po' la passione del volontariato o sugli oggetti sul quale un certo tipo di volontariato si concentra è perché va a toccare determinate corde nella vita di ciascuno di noi che poi appunto si traducono in azioni concrete attraverso il volontariato, attraverso il mettersi in rete. Dicevo appunto, quindi anno importante quello di CSV, giornata oggi appunto diciamo importante perché è giornata internazionale del volontariato e so che per oggi avete ideato, ma è una cosa che è veramente geniale, cioè poi non so se c'è in tutte le città d'Italia o se solo a Milano l'avete fatta. Perché stiamo sperimentando a Milano, sì. Cioè, è un salto nel vuoto. È milanese perché è la cosa meno milanese che esista, cioè andare piano. Esattamente. Esattamente, abbiamo organizzato in collaborazione con Officine Buone e con il sostegno di BCC Milano una volontario run, ovvero una maratona in slow motion, sempre per riprendere questo tema del tempo. Ci siamo detti, proviamo a prendere una iniziativa molto milanese, la maratona, la run, ma come dire, farla al contrario, lentamente, in slow motion. Per cui percorreremo oggi pomeriggio dalle 18, anzi per la precisione dalle 18:30, perché poi sarà dalle 18:30 che inizieremo. Siamo milanesi, diciamo 18, perché sono la gente che va alle 19:30, cioè esatto. Ricordi sempre questo. Va bene. Dalle 18 ci ritroveremo davanti a Palazzo Marino, sì. E percorreremo insieme 300 metri in 30 minuti. Sarà una vera e propria performance, nel senso che saremo guidati da un gruppo di attori, perché non è per nulla facile, no, come dire, correre in slow motion. Con noi ci saranno anche degli ospiti d'eccezione, ci sarà Marco Maccarini che condurrà la corsa, ci sarà l'attrice sociale Tiziana Di Masi che ci porterà delle storie di volontariato, ci sarà il sindaco Giuseppe Sala che darà il via alla corsa e in questa occasione gli consegneremo... so che anche voi avete però un regalino per Sala. Esattamente, esattamente. Un cadeau per il sindaco. Abbiamo un cadeau per il sindaco perché in questi due mesi abbiamo raccolto delle cartoline, sì, in cui abbiamo chiesto alle associazioni, ai volontari di raccontarci le loro proposte, idee, sogni, desideri per istituire a Milano una settimana del volontariato e della solidarietà. Quindi, la volontariato week, cioè, esatto, abbiamo le week di qualsiasi cosa a Milano, nascono week che durano un giorno, poi a volte mi chiedo come faccio a dare questi nomi, e non c'è la volontariato week, cioè questi 250.000 orfani di una settimana dedicata a loro, cioè. Quindi passami una cartolina che adesso la scrivo subito anch'io a Silvio, ecco. Questa sera gliela mandate, se la preparo anch'io qui. Dicevi quindi appunto, porterete questa istanza al sindaco? Esattamente, avremo questo bel pacco di cartoline che contiene veramente tanti spunti, anche molto operativi, molto concreti, associazioni che propongono di fare delle cose da, come dire, cose più innovative, delle TED per il volontariato a delle loro proprio attività, dei laboratori, dei seminari, dei convegni all'interno di questa, volendoci anche già un programma scritto dalle associazioni per tentare di fare una volontaria. Passione, appunto, no? Cioè, non c'è neanche da stare lì quasi, cioè, già il pacchetto chiavi in mano, esatto. Sindaco, chiavi in mano, vi fidate di CSV, tanto sono 20 anni, insomma, anche perché sappiamo che il sindaco, diciamo, si fida di voi, perché fa qualche giorno, no? Cosa succede il 7 di dicembre, oltre al festeggiato di Sant'Ambrogio?
Beh, siamo stati quest'anno premiati con l'Ambrogino d'Oro, quindi una bella soddisfazione. La situazione niente male, immagino. Com'è stato ricevere questa notizia? Che poi dopo ci dà, è molto interessante perché arriva un mese prima la notizia che te lo danno, però poi dopo il 7 te lo daranno e intanto tutti parlano del fatto che non lo danno alla Ferragni, quindi vabbè. Com'è stato invece ricevere questa telefonata? Ci avete creduto prima di tutto, sì. Che so, c'è gente che mette giù e dice non ci credo No, no. Scherzo. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo creduto. E lo riceviamo con grande soddisfazione. Ovviamente il CSV, come per tutto il resto, lo prenderà in consegna, ma in realtà, come dire, metaforicamente lo prenderemo noi in mano, ma diciamo è un Ambrogino che va a quel piccolo esercito, grande esercito, insomma, di volontari, e noi ci faremo semplicemente, come dire, vedremo la parte più Sì, è bella, molto insomma, interessante infatti però questa cosa, perché insomma viene sì premiato il vostro lavoro di servizio, ma viene fondamentalmente premiato tutto quello che poi voi a cascata andate a contaminarmi, viene da dire, con il sì, vostro se non ci servizio. fossero i volontari, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, ovviamente non ci Io sono sarebbe molto contento CSV. appunto di avere qua a voi, perché fino a ieri abbiamo fatto per un mese, tutti i martedì abbiamo avuto qui degli ex Ambrogini d'Oro, no? Chiedendo anzi al comune di dire ricordatevi degli Ambrogini d'Oro proprio, ci sono, esistono. Non datevi solo il premio e poi finisce lì, risentiteli, cercate di tirarli dentro nei processi su futuri di progettazione di questa città. Quindi sono contento di vedere qua già il prossimo invece Ambrogino d'Oro e vi dico, ditelo a Sindaco, ricordatelo, cioè nel 2019 poi sentite CSV quando servirà progettare e programmare il volontariato a Milano, insomma, Ci ha dato un'idea per una questa idea. cartolina da consegnare al sindaco, Prego, io oppure. scrivo male, se vuoi scrivere tu, Ok. Ce n'è qui anche perfetto. un'altra, Ce comunque. n'abbiamo un'altra, possiamo scrivere questa cosa, così Questa è almeno un'idea è più. interessante, Perché dai. secondo me è fondamentale, nel senso, appunto, se viene riconosciuta un'eccellenza in voi, e questo è darvi una benemerenza civica come l'Ambrogino d'Oro, è riconoscere la vostra eccellenza, speriamo che appunto non sia solo un premio e poi rimanga lì, ma che insomma, visto che poi so che da parte vostra ci sarebbe tutta la volontà invece di aiutare, collaborare, proporre, insomma, lo sappiamo, quell'esempio della settimana del volontariato è un'idea fantastica, quindi che io spero veramente che il sindaco accolga in pieno. Quindi diciamo appunto, settimana, anno, giornata importante, è la prima volta che abbiamo un consigliere di CSV qui, no, ospite con noi però, quindi io ti chiedo invece, che cos'è un consigliere, che cosa fa il consigliere di CSV? Cioè, sono curioso di capire il ruolo del consigliere di CSV. Devo dare una risposta antropologica oppure basta? No, no, basta. No, vabbè, il consiglio di CSV, noi siamo il consiglio direttivo, è formato da rappresentanti di organizzazioni che appunto sono socie del CSV, e quello che facciamo è dare un indirizzo politico all'azione del CSV, quindi un po' anche orientare le scelte. E mettersi all'ascolto anche delle organizzazioni che ne fanno parte e orientare anche il lavoro straordinario, permettetemi di dirlo, io ne approfitto, straordinario, quotidiano e faticoso invece della struttura tecnica, e quindi ne approfitto per ringraziare Silvio e tutti i suoi colleghi che ogni giorno sono coloro i quali incontrano le associazioni che lavorano appunto per le organizzazioni. I consigli del CSV appunto si incontrano in consiglio direttivo, si incontrano anche diciamo in strutture ristrette, in commissioni ristrette, comitati ristretti a secondo i temi specifici, e appunto quello che fanno è analizzare, leggere, in qualche modo orientare il lavoro del CSV, del Centro Io Servizi di appunto ti ho Volontariato. chiesto questo perché appunto mi stai parlando quindi di indirizzo, idee, anche di leggere politicamente un po' la Ovviamente. situazione della città e tutto, e forse quindi proprio da voi consiglieri è arrivata l'idea o comunque l'indirizzo di avvicinarsi a un tema molto importante che è quello appunto dell'integrazione dei nuovi arrivi nella nostra città, quindi di creare e di dare quindi servizio e aiuto a quelle associazioni che su questo tema giornalmente si spendono. E avete inventato, ideato l'arte dell'integrazione. Di cosa stiamo parlando? Che cos'è, Silvia, magari puoi darci un'idea generale di cosa stiamo parlando? Sì, assolutamente. Questo percorso è iniziato ormai più di un anno fa con intanto un numero di approfondimento del nostro WDossier che trattava proprio il tema dell'integrazione, portando delle buone pratiche. L'obiettivo è stato proprio quello di dare visibilità a quello che il mondo del volontariato, le associazioni delle comunità internazionali presenti a Milano
fanno proprio a tale scopo, per promuovere appunto una città coesa, inclusiva e accogliente. E da lì ci siamo anche detti che era importante offrire anche dei momenti di informazione sul tema. Ad esempio, abbiamo organizzato un momento sul tema delle fake news, perché il tema della migrazione, delle migrazioni, è un tema che spesso è soggetto a, come dire, informazione molto superficiale ed è oggetto di fake news, per cui ci sembrava importante lavorare da un lato proprio sul tema della corretta informazione e dall'altro supportare questa corretta informazione attraverso la concretezza di quello che le associazioni fanno, i volontari, i cittadini fanno concretamente nella nostra città per renderla più appunto inclusiva e accogliente. Per proprio contribuire, no, nel nostro piccolo, a modificare la narrazione sulle migrazioni, a partire proprio dai racconti delle esperienze. E possiamo dirlo che questa raccolta di racconti, insomma, Milano News ha cercato di affiancarsi, si sta affiancando, anzi, a CSV nella ricerca appunto di queste storie. Se cerchiamo di creare dei piccoli racconti, delle piccole storie, riprese, interviste e testimonianze da queste associazioni, da queste realtà, che appunto fanno... la cosa secondo me interessante di questo progetto è che non stiamo parlando del primo soccorso, no? Non stiamo parlando appunto di quando... che ben venga, anzi sì, è importantissimo, che però appunto è in una prima fase, cioè gli immigrati o queste i profughi arrivano nella nostra città, c'è bisogno di sistemare la situazione nel minor tempo possibile con il minor danno possibile. Poi però c'è tutto il poi, c'è il dopo, che è fondamentale, che è fatto di tantissime storie. Una storia che abbiamo raccolto poche settimane fa al Giambellino, di questa piccolissima scuola per italiano per stranieri, questo, no? Italiano per stranieri, che in una piccola ex sede dell'acquedotto, fatto completamente gestita da volontariati, cerca di raccontare una storia diversa. Insomma, tante saranno le storie che raccoglieremo. Avete già, immagino, altre realtà. Che tipo di realtà appunto andremo a incontrare in queste settimane, in questi mesi a venire? Incontreremo associazioni più o meno piccole, l'associazione di periferia, ma anche l'associazione più strutturata, che in vari ambiti, quindi l'ambito appunto dell'insegnamento della lingua, piuttosto che dello sport, perché anche lo sport è un enorme luogo di conoscenza fra persone, culture, background diversi, lo sport, l'aggregazione, la socialità, il tema delle cene, no? Tutto ciò che muove la conoscenza reciproca va in quella direzione. Per cui la cultura promossa proprio dalle comunità internazionali qui a Milano, che promuovono attraverso varie forme ed espressioni la poesia, l'arte, proprio per, come dire, fare in modo che anche che questo patrimonio di diverse culture, quindi interculturale, che si muove nel nostro territorio, sia visibile, sia comunque, come dire, alla portata di tutti quanti. E quindi noi ci mettiamo proprio a servizio di questa operazione di racconto, di visibilità e di conoscenza. Quel servizio esce sempre alla fine, no? Quella S di CSV è proprio la parola chiave di tutta la vostra missione, in tutto quello che fate. Io davvero vi ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi. Ormai siamo arrivati alla fine. Ricordiamo però, visto che insomma mancano poche ore, l'evento di questa sera. Volontario Run questa sera dalle 18 davanti a Palazzo Marino, l'appuntamento, correremo insieme lentamente, molto lentamente, 300 metri in 30 minuti, quindi partiremo da Piazza della Scala, percorreremo la galleria e arriveremo in Piazza del Duomo, dove ci sarà un momento di musica e di festa. Sono invitati i volontari, ma anche chi vuole bene al volontariato, quindi insomma è aperta a tutti. Andate, perché potete conoscere la realtà di CSV, che in realtà
importante, fondamentale per la nostra città, ma poi immagino anche tutti gli altri che saranno lì, tutte le vostre associazioni correlate, che insomma saranno a farsi conoscere, quindi, insomma, sarà un bel momento proprio di festa per festeggiare il volontariato che a Milano non ha una festa sua, giornata però della giornata nazionale del volontariato, lo vogliamo ricordare e insomma ricordiamo sempre perché poi chiederete al sindaco appunto di istituire nel 2019, in queste week, anche la settimana del volontariato. Giuseppe, ti ringrazio davvero tanto per essere con noi, complimenti Grazie per il a voi. lavoro che fate, complimenti per, insomma, il grande indirizzo anche che date a CSV per cercare di rispondere alle domande di adesso in tempo anche breve e veloce. Complimenti davvero del lavoro che Grazie, fate. da volontari, perché i nostri consiglieri sono tutti volontari. Che non è, giustamente, sì, non è da dare scontata questa cosa, perché magari sono tanti che si riempiono la parola con volontariato e poi dopo, invece, giustamente, CSV, volontari anche i consiglieri, grazie davvero allora per tutto, ancora Grazie di più allora per il lavoro che fai, va bene. a Grazie mille anche a voi. Silvia, sei ben accetta, noi il 7 gennaio riapriamo, quindi tu sarai l'ospite nuovo, cioè, ormai sarà la tradizione avere l'inizio fine stagione, sei la nostra madrina per le stagioni di Good Morning Milano, hai vinto questo premio, sei contenta, felicissima immagino. Momento imbarazzo. Davvero complimenti Grazie grandi davvero per, di tutto quello che tantissimo, fate. tantissimo per il lavoro che fa CSV Milano. Grazie Grazie a mille. voi di Grazie anche a tutto. tutti voi che ci avete seguito. Non andate via perché oggi, ve l'ho detto, è la settimana strana, la settimana particolare. Ci rivediamo qui fra una mezz'ora, 12:30. Siamo in diretta ancora per raccontarvi un'altra storia, sempre da Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.